Tragedia in Sardegna, un sub è morto dopo essere stato travolto da un'imbarcazione a Isola Rossa, nel nord dell'isola in provincia di Sassari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la guardia costiera e il 118, il sub aveva 50 anni, non si sa ancora se l'uomo stava facendo delle immersioni da solo o se c'era qualcuno con lui. L'uomo ha perso una gamba tranciata dall'elica dell'imbarcazione ed è morto dissanguato. Alla guida del motoscafo c'era un turista milanese che non è riuscito a evitare la vittima che si trovava in mare, è stato proprio lui a soccorrere il sub, lo ha portato a bordo del motoscafo su cui si trovavano anche altre persone e trasportato al porto del borgo marinario di Isola Rossa, ma la corsa verso la terraferma è stata inutile, l'uomo è morto durante il tragitto, la procura di Tempio ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità e per capire se il motoscafo avrebbe potuto evitarlo in qualche modo.